Buon pomeriggio e bentornati ad un nuovo appuntamento in cucina con Casanova. Ragazzi, in questi giorni che non siamo andati in diretta ci siete veramente mancati moltissimo e adesso siamo contenti di essere di nuovo qui con voi. Vi diamo il benvenuto, voi che vi state collegando, e vi ricordo che l'altro giorno ci siamo lasciati un po' con un'incognita, quindi chiedendoci da quale cucina d'Italia si sarebbe collegato il nostro chef. Quindi andiamo subito a dargli un grandissimo benvenuto. Ciao Mauro! Ciao Vale, buon pomeriggio, ma naturalmente buon pomeriggio a tutti gli amici che anche oggi sono collegati qui in diretta con noi. Come puoi vedere, cucina totalmente diversa, Vale, come vi avevo già anticipato la scorsa settimana. Perché? Perché mi trovo a casa dalla mia mamma, quindi oggi cucinerò in diretta da qui. Bene, quindi abbiamo cambiato regione, ci siamo spostati e approfittato subito. Molto bene. Esatto. E dimmi, perché ci hai lasciato anche con la curiosità di sapere cosa ci prepari oggi. Allora, Vale, prima di svelarvi in realtà quello che andrò a preparare oggi, io ho una sorpresa per te e per tutte le persone che ci stanno guardando. Perché oggi non sarò in cucina da solo, ma avrò tre collaboratori. Quindi Wow! voglio subito presentarteli, quindi Michela, Riccardo e Filippo sono i miei nipoti, quindi eccoli qua. Eccoli, sono i famosi nipoti di cui si parli sempre. Ciao Esatto, ragazzi, quelli. benvenuti! Esatto, vale, proprio Ciao! quelli che ogni volta che realizzo qualcosa nelle dirette sono quelli che ispirano un po' ai dolci che spesso realizzo, no? Perché sono i tre golosoni di casa. Quindi, Ecco. poiché anche a loro piace cucinare, oggi hanno detto: zio, noi, visto che vogliamo essere dei YouTuber da grandi, dobbiamo fare la diretta con te. E quindi eccoci qua. Oggi realizzeremo un dolce che spesso noi prepariamo insieme in casa perché è il nostro dolce preferito. Molto bene, ragazzi, noi siamo tutti curiosi di sapere cosa ci andrete a preparare. Vedo che avete già un attrezzo particolare che è lì pronto e so che tra poco ce lo presenterete. Quindi, cosa dirvi? Impostazione e che il viaggio nel gusto di oggi abbia inizio. Grazie Vale. Allora, prima cosa, noi il dolce che realizzeremo oggi è un dolce fatto con base di pan di Spagna, una farcitura con la panna, ricoperto con una crema al cioccolato. E lo faremo utilizzando che cosa, Michela? Impastatrice planetaria Casanova. L'impastatrice planetaria Casanova. Quindi partiamo subito dall'impasto di base. Quindi andiamo ad inserire all'interno del cestello della planetaria, Riccardo ci dice cosa? Quattro uova. Quindi quattro uova all'interno del cestello. Quindi vai pure, guarda Vale, 11 anni, guarda già come rompe le uova. Sono attentissima, vedo che hanno preso da te, sono molto preparati, attenti. Sì, ma perché proprio appunto, come ti dicevo, noi spesso, quando io sono qui, realizziamo delle ricette di dolci insieme, quindi mi aiutano sempre. Perfetto, Bene. quindi quattro uova le abbiamo aggiunte, dopodiché dobbiamo aggiungere lo zucchero. Quindi vai, Michela, aggiungi pure lo zucchero e aggiungiamo 190 grammi di zucchero. Quindi posizioniamo il cestello nella planetaria e andiamo ad amalgamare il tutto con che cosa, Filippo? Con la frusta. Con la frusta. Quindi aggiungiamo anche la frusta ed infine posizioniamo Il coperchio para struzzi. il coperchio palastruzzi. Perfetto. Naturalmente questo coperchio palastruzzi è dotato di un'apertura in alto che ci permette di aggiungere durante la lavorazione quelli che sono gli ulteriori ingredienti. Quindi in questo caso noi, durante la lavorazione della planetaria, aggiungeremo della farina che abbiamo già setacciato con il lievito, 2 cucchiai di cacao amaro, del latte e dell'olio di semi di girasole. Quindi azioniamo l'impastatrice e iniziamo a realizzare la nostra base. Eccoci qua, ragazzi.
Come potete vedere, l'impastatrice planetaria, oltre ad essere la nostra migliore amica in cucina, è adatta anche all'uso per i più piccini. Quindi vedete quanto è bello poter cucinare tante ricette creative, sfiziose, fantasiose, sia per i nostri cari ma anche insieme ai nostri bambini. Dove poterla trovare? Ovviamente sul nostro sito www.casanova.com, ma anche in tutti i nostri negozi, perché vi ricordo che l'impastatrice planetaria fa parte della grandissima iniziativa di Casanova Conto Aperto, dove voi potete acquistarla tranquillamente lasciando un piccolissimo acconto e il saldo lo pagherete entro fine anno, come siete più comodi voi. Quindi, cosa dirvi di più, ragazzi? Correte nei nostri negozi dove potete trovare tutto ciò che vi occorre per la vostra casa, la vostra cucina e il vostro tempo libero. Come potete vedere, tra i vari accessori abbiamo appunto la frusta che stanno utilizzando adesso i nostri super chef per la creazione di questa torta, ma anche il gancio per poter realizzare gli impasti come il pane, la pasta, la pizza, la foglia per poter realizzare degli impasti semiduri, per esempio se vogliamo fare della frolla, e il coperchio paraspruzzi dotato del foro superiore vi consente l'aggiunta degli ingredienti nel corso della lavorazione. Ma adesso vogliamo tornare dai nostri quattro favolosi chef per scoprire come prosegue la nostra ricetta di oggi. Eccoci qua, Vale. Siamo pronti. L'impastatrice ha amalgamato per noi tutti gli ingredienti, quindi a questo punto non ci resta che iniziare a versare il composto. In questo caso noi utilizziamo una tortiera in vetro adatta sia al forno che al freezer. Quindi diamo ancora con l'aiuto di una marisa una leggera girata al composto per magari togliere quella che è la farina che è rimasta leggermente attaccata intorno ai bordi del cestello e andiamo a versare tutto all'interno della ciotola. Quindi vai con me, facciamo insieme così, vai con questa, aiutami, buttalo giù con quella. Perfetto. Quindi una volta che abbiamo trasferito il nostro impasto all'interno di un esatto, quindi questo lo trasferiamo in forno, quindi forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Perfetto, ci siamo, eccolo qua. Olè. Quindi adesso Vale non ci resta che infornare, eh? Quindi pronti, in forno. Eccoci, ma dimmi un po', Mauro, aspettiamo 20 minuti o mi avete preparato una sorpresa? Ma voi che dite? Vi facciamo aspettare oppure tiriamo fuori la sorpresa? Tiriamo. Ma no, Vale, noi naturalmente l'abbiamo già realizzata per voi. Quindi prima di mostrarvela, però così la andremo a decorare insieme, voglio un attimino spiegarvi come poi bisogna farcire questo dolce. Quindi una volta che la nostra base è cotta, noi abbiamo montato della panna fresca con dello zucchero vanigliato. Quindi abbiamo ricoperto completamente la nostra torta con la panna, poi successivamente in un pentolino antiaderente abbiamo aggiunto del latte, dell'amido di mais, zucchero e del cacao insieme a 100 g di cioccolato fondente. Quindi abbiamo fatto sciogliere tutto e abbiamo realizzato questa crema che poi abbiamo versato sopra alla nostra torta. Quindi la recuperiamo. Sì, intanto io vorrei chiedere ai nostri piccoli chef, quanti anni avete, ragazzi? 11, 10. Che bella squadra! È bravo lo zio Mauro a spiegare le torte? Sì. Siete bravi anche voi a farle? Eccoci! Beh, Vale, guarda, cioè, non potevano dire il contrario, perché loro sono veramente dei golosoni come lo sei te. Quindi ogni volta che io bisogna sempre realizzare dolci, Riccardo vuole sempre le crepe, Filippo i doragliati, Michela le cheesecake, quindi hanno
vari gusti differenti, però questa è una torta in realtà che ci accomuna un po' a tutti perché piace allo stesso modo a tutti e tre. Quindi. E a proposito di questo, io voglio ricordare che alla fine della diretta, ragazzi, vi daremo anche il procedimento passo dopo passo per poterla realizzare nelle vostre case, quindi poi aspettiamo le foto. Ma torniamo subito dai nostri piccoli chef e vediamo come decorano il dolce di oggi. Allora, noi abbiamo già montato della panna a neve ben ferma, quindi in questo caso con l'aiuto di una sacca apposta andiamo a realizzare la decorazione. Noi realizzeremo 10 ciuffetti di panna lungo tutto il perimetro della torta, dopodiché la ultimeremo aggiungendo delle fragoline fresche. Anche questo è un frutto che a noi piace tantissimo, ma soprattutto è un frutto che raccogliamo direttamente nel nostro orto perché il nonno le pianta insieme alla nonna. Quindi vediamo subito come si realizzano i ciuffetti. Quindi con l'aiuto della sacca poche vado a realizzare dei ciuffetti lungo tutto il perimetro della torta. Quindi in questo caso adesso la prima la realizzo io, dopodiché ci penseranno loro. Quindi eccoci qua, vai Michela, vai pure lungo tutta la striscia qui, va su, su, premi da qui, vai, un ciuffetto, perfetto, vai, continua pure, bravissima. Quindi Vale, come puoi vedere, in realtà in cucina basta avere un po' di fantasia e possiamo veramente sbizzarrirci in casa insieme ai nostri nipoti, ai vostri figli, quindi potete realizzare tante gustose ricette. Vai Riccardo, Riccardo, ci vediamo il futuro youtuber all'opera con i ciuffetti, un po' più amante della cucina rispetto a Michele e Filippo, quindi lui sempre con le mani in pasta. Vale, beh, immagino. Bene, ci vi ricordo, ragazzi, anche la sacca poche trovate nei nostri negozi, in realtà tutto quello che stanno utilizzando, e quindi vi do anche un consiglio: noi vi aspettiamo nei nostri negozi per poter sottoscrivere gratuitamente la vostra VIP card ed entrare nell'esclusivo club di Casanova. Noi ci siamo già entrati, voi cosa state aspettando? Esattamente, Vale, quindi la VIP card è una cosa veramente eccezionale, per, riservata a tutti i nostri clienti, perché vi dà la possibilità di acquistare tantissimi prodotti con ulteriori sconti, quindi perché non approfittate? Quindi, esatto, e poi la potete utilizzare in tutti i negozi della catena in tutta Italia, quindi anche questa è una notizia meravigliosa. Bene, torniamo al nostro dolce che ho già un leggero languorino, eh? Torniamo al nostro dolce, quindi in questo caso io ho iniziato a tagliare delle fragoline che vado a disporre sulla nostra torta. Qui potete veramente sbizzarrirvi, quindi decidete voi come posizionarle in modo da decorarla a vostro piacere. Io ci avrei messo delle scaglie di cioccolato. Vale, anche loro hanno iniziato così, aggiungiamo cioccolato, ma ce n'è già in abbondanza, devo dirti, eh? Quindi, secondo me, che ne dite voi, va bene così, oppure... No. No, non sono d'accordo con me, naturalmente sono d'accordo con te, Vale, perché... Certo, perché il cioccolato non è mai abbastanza. Esattamente, quindi abbiamo aggiunto le nostre fragoline, ora aggiungiamo delle foglioline di menta fresca, quindi le disponete lungo su tutta la torta, ed infine Vale, noi proprio per renderla ancora più carina, più estiva come torta, aggiungiamo dei fiorellini di camomilla. Quindi vai, posizionale anche tu Filippo, così la nostra torta è finita, pronta da mostrare. Tieni, vai Michela, tieni Riccardo, olè, ci siamo. Bene, questi Vale, te lo dico, dopo la diretta
questa torta finisce subito nei piatti, eh? Ah, secondo me non arriva a cena, eh? No, assolutamente. Quindi ve la porto in camera così ve la mostro. Aspettate, recupero il telefono così ve la mostro per bene. Wow! Eccola. Complimenti, eh? Ragazzi, siete stati bravissimi. Scusate. Vabbè, dai, il bello della diretta. Ma sì, oggi una diretta diversa dalle altre, quindi ci sta. Ragazzi, devo farvi complimenti perché è veramente bellissima e sono sicura che sarà anche buonissima da mangiare. Poi dopo mi saprete dire. Quindi, sì, sì. Cosa dirvi di più, ragazzi? Volete anche voi realizzare un dolcino così per i vostri bimbi oppure insieme ai vostri bambini? Seguite la nostra diretta, seguite la nostra ricetta passo dopo passo e correte nei negozi Casanova dove troverete tutto l'occorrente per poterla realizzare. Esattamente, quindi vi ricordiamo quella che è la nostra Casanova Challenge, quindi continuate a postare le foto delle vostre ricette che realizzate con i prodotti Casanova direttamente sui nostri canali social. Esatto, così le potremo commentare insieme. Noi vi ringraziamo per essere stati insieme anche oggi, soprattutto ringraziamo i nostri piccoli chef perché siete stati davvero bravissimi. Vi ringrazio tanto di aver partecipato a questa diretta con noi. E vi salutiamo augurandovi una buona serata, ma soprattutto dandovi un nuovo appuntamento. Esatto, quindi noi vi aspettiamo mercoledì pomeriggio, sempre in collegamento qui nella mia cucina alle ore 18 per scoprire la prossima ricetta Casanova. Esatto, e se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciateci un like e condividetelo con i vostri amici. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un'ottima serata. Ciao, grazie a tutti. Ciao. E buona serata. Ciao. Fermi.